Quest'anno l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha compiuto 100 anni, un secolo dedicato a portare il tema della disabilità visiva al centro dell'interesse pubblico e favorire una presa di coscienza sempre più profonda e concreta per creare pari opportunità per tutti. Oggi in città il convegno a Palazzo Ducale per rinnovare le cariche elettive ma anche per fare il punto dell'anno appena trascorso. Il 2019 è stato un anno sociale importantissimo, ha sancito due eventi importanti per la provincia nissena, quindi per tutti i soci. Abbiamo sottoscritto un protocollo con l'ufficio scolastico provinciale che riguarda i percorsi di inclusione scolastica delle persone con disabilità visiva e plurima e poi tutta una serie di attività. I nostri bilanci stanno bene, però siamo risicati, nel senso che vorremmo dare più servizi ai nostri soci, perché molto spesso ci dobbiamo sostituire a quello che per legge ci viene negato, a servizi che magari dobbiamo pagare noi o dobbiamo far compartecipare i nostri soci, perché magari sono sanciti dalla 104, dalla 328, però magari gli enti locali non erogano, quindi noi dobbiamo comunque sostituirci. Vorremmo fare tanto di più, però appunto mancano. L'evento di oggi è stato anche l'occasione per condividere i valori di dignità, inclusione e uguaglianza, con una particolare attenzione alla rimozione delle barriere architettoniche e soprattutto alla pluridisabilità, argomenti che l'Unione ha portato all'attenzione della Giunta. Abbiamo richiesto forte, ad alta voce al sindaco e a tutti di sostenerci in un dialogo aperto. Invochiamo insieme alla consulta delle persone con disabilità il tavolo tecnico, perché nel tavolo tecnico vogliamo parlare non solo di trasporto, non solo di barriere architettoniche, ma di temi anche di carattere nazionale e importanti: vita indipendente, disabilità gravissima. E quando parlo di disabilità gravissima non intendo la persona solo che mi viene a fare le pulizie, intendo prendere globalmente la persona e portarla ad essere integrata e ad avere pari opportunità a livello sociale. Quando parlo di vita indipendente parlo di progettazione, di sperimentazione per i ragazzi per esempio down, per i ragazzi con autismo. Questo vogliamo, questo chiediamo fortemente al nostro territorio. Già l'Unione lo chiede da 100 anni a livello nazionale, ma noi ovviamente lo chiediamo al nostro territorio. Linda, ce lo siamo detti un sacco di volte che Gela non è una città a misura di disabile, te lo chiedo ribaltando la situazione: è una città a misura di non vedente? Assolutamente no, noi abbiamo tanti non vedenti che, pur avendo fatto tanti corsi di autonomia e intendo per esempio l'orientamento e mobilità, abbiamo difficoltà perché praticamente ci sono tanti ostacoli, tante buche. E poi un'altra cosa, il senso civico. Un non vedente che cammina col bastone bianco da solo e ha raggiunto un livello alto di autonomia è frustrato perché sui marciapiedi trovano le macchine. Vigili, per favore, fate le multe alle persone incivili, perché noi lottiamo per la nostra indipendenza, ma voi dateci questa opportunità. Quindi Gela non si presta assolutamente per quello che c'è. Alcuni mi dicono: ma non è solo Gela, non mi interessa, io vivo a Gela e voglio che la città sia accogliente con le persone che hanno le disabilità. Non vogliamo sconti, paghiamo le tasse, facciamo tutto quello che si deve fare, ma vogliamo una città che sia anche alla nostra portata e alla nostra misura.